amore mio, vita mia. Ti lascio riposare adesso. Sono molto stanca anch'io. Oh, al domani, caro. Gli disse Chelsea qualche ora dopo, sbadigliando nell'andarsene. Ormai lui aveva sincronizzato alla perfezione il suo ritmo sogno-veglia con quello di lei. E se così non fosse stato, altrimenti non avrebbe potuto dormire. Quella notte dormì in pace più di quanto avesse fatto da tempo immemore, perché finalmente aveva capito che nei sogni ricorrenti che faceva c'era la risposta alle sue preghiere, che nei suoi sogni c'era la verità, sia pure non immediatamente colta. Lui doveva uccidere Chelsea, non per vendetta o per una vaga e inconcludente giustizia, né tantomeno per se stesso. Sapeva che morta lei poi, sarebbe vissuto ben poco. Oh no, lui doveva ucciderla per salvare, sul serio non più solo in sogno, una moltitudine di altri da lei. Perché quella pazza altrimenti non si sarebbe fermata mai. Non poteva egli stesso illudersi, come lei invece chiaramente si illudeva, di essere ormai il suo sole unico che sarebbe durato per sempre. Come aveva fatto, si chiese, a non capire prima che la risposta alle sue reiterate preghiere, preghiere che era arrivato a temere non venissero ascoltate, in un certo senso era proprio sempre stata lì davanti ai suoi occhi. Il fatto che nei suoi sogni c'entrasse sempre il sangue, si disse altresì, non era casuale. Lei doveva morire dissanguata. Così, adesso aveva un nuovo motivo, uno più forte e più importante, per accattivarsi sempre più la fiducia di lei, perché adesso che aveva capito tutto, anche il passo conclusivo gli risultava ovvio. Lei doveva morire dissanguata a causa del suo staccargli la lingua a morsi durante uno di quei bei lunghi baci alla francese che gli dava. Aveva sentito di gente morta suicida per essersi staccata la lingua a morsi, ma nel suo caso sarebbe stata più dura, più difficile, perché doveva assicurarsi che lei non fuggisse al tentativo. E non si illudeva certo, avrebbe avuto più di un'unica occasione da sfruttare per bene. Allà, o la va o la spacca. Nei giorni che seguirono, quindi, Zack si industriò molto più di prima nel guadagnarsi la fiducia di Chelsea, senza esagerare. L'ultima cosa che voleva era indurla in sospetto, e almeno, a quanto poteva vedere e sentire, lei sospetti non ne aveva. O se anche fosse stato, erano blandi, e non molto diversi da quelli che avrebbe comunque nutrito naturalmente, o doveva aver nutrito verso altri. Rarissimamente, ormai, capitava che la guardasse in modo strano, o che le parlasse in modo deciso. Sembrava proprio, almeno agli occhi di lei, che stesse lentamente cedendo. L'unica nota stonata è che seppure il processo era molto lento e molto graduale, lei non poteva saperlo, ma ciò faceva parte del furbo piano di Zack, avveniva più velocemente, forse troppo rispetto ad altri. Ma si disse doveva essere perché lui era il solo e unico amore, e poi era il più giovane di tutti. Zack avrebbe anche protratto più a lungo, per prudenza, l'esecuzione del piano. Del resto lei credeva ancora di amarlo alla follia, quindi su quel fronte non aveva da temere che si stancasse presto. Tuttavia in cuor suo sapeva benissimo di non poterlo fare. Già adesso, sia pure rarissime volte, sia pure tutti i suoi sforzi per contrastare ciò, capitava che a volte lui la guardasse in modo torvo e le parlasse in modo duro. In pratica sentiva che mentalmente, sentimentalmente e fisicamente non poteva reggere ancora per troppo tempo, e volente o nolente, quella sua recita non poteva durare troppo a lungo. Al contempo ancora si interrogava, ancora aveva dubbi sul fatto, ad esempio, di aver correttamente interpretato la risposta alle sue preghiere, sul fatto che forse era quello che voleva interpretare, e se da un lato si rispondeva a tutte cose positive e proattive, come ad esempio il non dover permettere che una strega vivesse, e il dovere morale di salvare ogni altra sua potenziale vittima futura, dall'altro si diceva che se invece stava sbagliando, uccidere era peccato, peccato mortale. Ma come poteva sbagliarsi? Si diceva poi del resto in precedenza. Sebbene ora preferisse obliare la cosa, aveva già provato a parlare per redimerla, e poi si diceva anche, in fondo se lei faceva tutto per pura pazzia, incluso l'essere diventata una strega, poteva ben darsi che non fosse dannata, che uccidendola non la condannasse all'inferno. Non poteva non chiedersi, si è dannati se si fanno certe cose senza la piena capacità di intendere e volere? Ciò per varie ragioni, incluso il fatto che in fondo, malgrado tutto, non la odiava. In effetti non aveva mai odiato nessuno in vita sua,
e sapeva bene che ci viene comandato di amare anche i nostri nemici. Giunse alla conclusione, stavolta granitica, non era più tempo di dubbi e domande, che non aveva mai interpretato proprio niente, che era suo dovere ucciderla, e lungi dall'essere peccato, in siffatte circostanze. Non era in realtà né omicidio, in pratica avrebbe liberato l'anima di quella donna se era pazza e che il Signore avesse pietà di lei, né suicidio per la sua conseguente e inevitabile morte, in pratica invece sarebbe offerto al martirio per salvare molti. Proprio così, nel sogno c'era la risposta alle sue preghiere, nel sogno c'era la verità, o come avrebbero detto i latini, insomnio veritas. Così un giorno sembrava uno come tanti. Alla fine lei commise un errore. Poteva regolare a suo piacimento la lunghezza delle catene ai polsi e alle caviglie rispetto al muro, e così quel giorno gli diede più spago, per così dire, non tanto che potesse minacciarla in alcun modo. Almeno nei suoi pensieri era così, e poi ormai aveva iniziato a fidarsi, ma abbastanza perché lui potesse cingerle dolcemente la vita mentre lei lo baciava con la lingua. Poi tutto avvenne rapidamente, anche se quegli istanti sembrarono eterni ad entrambi. Lui prese a morderle violentemente la lingua con i denti, e lei, stretta in vita come era e con la lingua presa nella morsa della bocca di lui, non aveva alcun modo per sottrarsi. Lui la lasciò andare solo quando le ebbe staccato la lingua di netto. Sentiva il sapore dolciastro del sangue in bocca. Un po' era rimasto lì, un po' era riuscito a sputarlo fuori nello sputare anche la lingua, e un po' l'aveva ingoiato suo malgrado. C'era sangue dappertutto, e lei stava chiaramente morendo dissanguata. Anche se lei fosse riuscita a raggiungere un telefono, posto che ve ne fosse uno in quel suo rifugio, non avrebbe potuto spiegare né l'emergenza né dov'era. Ma più importante ancora, quel giorno le ci voleva sempre del tempo per prepararne di nuove, come lui ormai sapeva bene, aveva consumato l'ultima pozione rigenerante. Mentre se ne stava lì afflosciata contro il muro a morire dissanguata, senza poter fare veramente nulla per impedirlo, lei lo fissava e nel suo sguardo poteva leggere chiaramente quanto si era fidata, quanto avesse creduto di amarlo e che anche lui un giorno l'avrebbe riamata, e soprattutto quanto si sentisse tradita ora e carica di odio. Odio sì, sebbene l'amore restasse ancora. Strano paradosso. Lei spirò così, e lui non durò molto più a lungo, finendo per morire di sete dopo 3 giorni. Nei suoi ultimi istanti ripensò alle persone a lui più care, ma pensò anche a quanto fosse falso che prima di morire ti passi davanti tutta la vita. Per lui morire fu una liberazione, giacché la sete prolungata gli aveva comportato dolori atroci, giungendo fin anche a spaccargli le labbra, fattesi così secche. Morì in pace, come era vissuto per quasi tutta la sua breve e intensa vita. In quei 3 giorni aveva anche ripensato alla sua arte, arte che gli sarebbe sopravvissuta per i secoli a venire e che a suo modo avrebbe anch'essa fatto del bene al mondo.